Mi sento logicamente a settimo cielo perché oggi sì, ci credevo perché sapevo di stare bene, però vincere è sempre difficilissimo poi con tutti questi campioni ed un giro così importante. Però sulla salita finale, insieme al mio compagno Pirazzi, ci siamo detti di provare, di tentare un attimo di sorprendere, perché quando arrivi nei finali, in questi corridori, in questi campioni è difficile e sono riuscito con una bella azione a arrivare all'arrivo e cogliere la mia prima vittoria. Mi sembra che mancassero sui 10 km, 11 all'arrivo, sì, in un tratto non impegnativo e ho visto che c'era anche Caruso della Cannondale e un altro corridore dell'Astana che poi siamo rimasti io Pirazzi. Il corridore della Astana poi è in meno 6, ho provato il tutto per tutto perché se ci avessi ripreso il gruppo poi non avrei fatto più nulla. E ho cominciato da primo anno allievo a 14 anni, prima praticavo lo sci di discesa e il calcio e poi ho fatto un anno di mountain bike e poi mi è stato proposto di provare su strada e nel 2004, quindi sono 10 anni, sì, 10 anni. Prima vittoria è stata da secondo allievo a Lugagnano di Soma, una gara pianeggiante. E sì, non ho mai vinto moltissimo nelle categorie inferiori, sempre un piazzato, ecco, ero sempre lì. Infatti, cioè, per me vincere è molto difficile, o faccio questi numeri o se no veloce non sono. E poi le gare che ho vinto anche da dilettante, sempre arrivo in salita e in questa maniera, insomma, staccando tutti, però bisogna avere una forma al 110% per vincere. Non è semplice. È stata la svolta perché mi ha dato il fondo necessario per arrivare a competere nei finali di corsa, e che bene o male, insomma, sei sui 200 km. E è stata un'esperienza positiva, però non l'ho vissuta tanto bene perché sono stato male, ho avuto la febbre, la bronchite, comunque sono riuscito in qualche maniera a terminarlo. E però da luglio in poi dell'anno scorso ho cominciato a sentirmi un altro corridore, infatti ho colto anche qualche risultato. Io di squadra è comunque inserirci nelle fughe, nelle tappe impegnative e provare, ecco, a vincere qualche singola tappa. Con arrivi in salita o impegnativi, insomma, adatti alle mie caratteristiche e anche comunque ai miei compagni di squadra, che siamo parecchi scalatori, insomma, in questa giovane squadra. Sì, sono tranquillo, magari adesso, dopo, realizzerò domani quello che ho fatto. Sì, so che non è una cosa normale, ho fatto un bel numero, però io passo dall'essere totalmente a terra ad esaltarmi appena in una gara sento la gamba e penso di poter staccare tutti, magari a volte mi illudo, però ci sono giornate che mi sento talmente forte che dico oggi stacco tutti e oggi ci sono riuscito, magari mi capita una volta all'anno, però oggi dai, è capitata penso nella giornata giusta e adatta a me.